Dasein, benvenuti a questo nuovo episodio che sto girando qui al porto di Ravenna, dove si sente il lamentare continuo dei gabbiani. Infatti questo video è sulla lamentosi. Che cos'è la lamentosi? La tendenza di alcune persone a lamentarsi continuamente, a essere sempre negativi, a vedere tutto sempre in negativo, tutto male e soprattutto a lamentarsi. Che cos'è questa abitudine? Perché le persone hanno questa abitudine a lamentarsi continuamente? A volte per attirare l'attenzione, a volte per sfogare un proprio disagio personale che stanno vivendo, per scaricare le proprie energie negative sugli altri in modo da alleggerirsi in questo modo. Però non si rendono conto che in questo modo stanno creando una rete di negatività che si diffonde perché il mood, lo stato d'animo, l'umore, le emozioni che proviamo, si diffondono come un virus, come c'è cioè il contagio emotivo a fronte, proprio perché abbiamo i neuroni specchio, siamo capaci di provare empatia verso l'altro. Persone, sia in positivo, quindi quando c'è gioia, quando c'è felicità, sia in negativo, quando c'è malumore, c'è tristezza, c'è rabbia, c'è disgusto, c'è disprezzo. E siamo abituati con questa cultura dei social a riversare sui social tutte le nostre lamentele, tutte le nostre rivendicazioni, il nostro odio. Il mondo di internet è pieno di haters che odiano certe realtà che sono anche diverse da loro e su internet possono sfogare liberamente il loro odio, il loro disprezzo. Quindi chi si lamenta ha questa, un po' questa tendenza di vedere gli altri sempre in negativo, perché chi si lamenta di una situazione rispetto a cui si sente impotente, che non riesce a cambiare, ah, piove sempre, che freddo, che ne so, ah, il governo è pieno di ladri, non c'è lavoro, c'è disoccupazione, non si riesce a trovare lavoro, siamo disperati, i giovani di oggi non hanno futuro, non hanno possibilità. Ci si lamenta sempre di qualcosa rispetto a cui è difficile agire nel quotidiano e riuscire a cambiare la situazione e migliorarla. E quindi che si fa? Ci si lamenta, ci si libera di questi pensieri negativi riversandoli sugli altri, condividendoli con gli altri. Non ci si rende conto però che in questo modo si crea una specie di ragnatela dove anche gli altri vengono invischiati, che si allarga sempre di più e si entra in questo circolo della lamentazione, dove è vero, si vuole essere ascoltati, però in realtà non si riescono così a risolvere i problemi, perché lamentarsi a volte e dando la colpa agli altri ci si evita di prendersi le proprie responsabilità e quindi alla fine si finisce per mantenere lo status quo. È un disco rotto questa lamentela, no? Noi lo vediamo in molti ambienti di lavoro dove la gente si lamenta sempre, non so, c'è un datore di lavoro che è severo, che è ingiusto e tutti si lamentano. C'è, non so, manca la pausa pranzo, non viene fatta nelle ore giuste, allora tutti si lamentano, però poi alla fine lamentandosi continuamente le persone, in molti casi, succede che poi alla fine non lottano per cambiare la situazione, non fanno in modo di riuscire a cambiare la situazione. E questo campo vibrazionale negativo rimane così ad auto-perpetrarsi senza riuscire a trovare una soluzione. Quindi le lamentele sono vampiri energetici che ci succhiano l'energia. E che alla fine finiscono per legittimare uno status quo senza cambiarlo. È un modo per cercare dei colpevoli negli altri, all'esterno o nel sistema o anche in persone concrete all'esterno, più che invece cercare le soluzioni ai problemi. È stato dimostrato che ci sono dei pericoli collegati al fatto di lamentarsi sempre, a parte che aumentano i livelli di ansia e quindi il cortisolo che produce l'organismo, che fa male, fa ingrassare, quindi molto spesso si rischia anche l'obesità, può creare problemi cardiaci, disturbi all'apprendimento, alla memoria. Infatti i neuroni che vengono stimolati quando ci lamentiamo sono i neuroni dell'ippocampo, che è una zona del cervello in cui, che è deputata alla risoluzione dei problemi. Quindi se noi ci lamentiamo senza risolvere il problema, stimoliamo quest'area cerebrale che si attiva di solito per risolvere i problemi e che invece non li risolve. Quindi si crea un cortocircuito. E attivandosi sempre certi circuiti, c'è cioè un assioma della neuroscienza, assioma di Hebb, che se noi attiviamo certi circuiti, poi successivamente tentiamo
mettiamo ad attivarli di nuovo. Quindi quando attiviamo un certo tipo di circuito tendiamo a riattivarlo, per quello molto spesso chi si lamenta lo fa continuamente, tende a rifarlo. Chi ha dei pensieri negativi ha questi pensieri che tendono poi a ripresentarsi sempre di fronte alle stesse situazioni, quindi c'è questo fatto di appunto lamentarsi continuamente. Come si fa a risolvere questo problema? Perché poi chi si lamenta di solito è anche una persona che finisce per essere una persona negativa ed è una persona che vuole che anche gli altri siano negativi, vuole che anche gli altri siano, come dire, impotenti e non risolvano i loro problemi. Infatti chi si lamenta, di solito si lamenta, poi quando uno gli propone la soluzione dice ah no, così non va bene, no. La persona che, ah sai, ho questa nuova idea, no, non ce la potrei mai fare, no, è impossibile, non accadrà mai. Cioè non vogliono cambiare la situazione di solito quelli che si lamentano, ma tendono a, come dire, semplicemente lamentarsi, usare questa specie di mantra che ripetono continuamente e a seguito del quale si sentono ascoltati, si sentono considerati, ma non importa in realtà nel loro profondo di modificare la situazione, anche la situazione dà adito al loro carattere lamentoso di esprimersi. Notiamo che ci sono lamentele occasionali di fronte a situazioni difficili che ci possono capitare, sono normali, ma le lamentele di chi poi diventa vittimista o di chi comunque sviluppa certi disturbi psicopatologici come la nevrosi la nevrosi ossessiva, insomma certi disturbi nevrotici dovuti all'ansia, sempre a questo continuo lamentarsi, è chiaro che allora dopo si subentra il patologico. Quindi un conto è una lamentela occasionale, un conto è chi diventa poi la vittima che cerca sempre qualcuno con cui sfogare la propria frustrazione, la propria rabbia, la propria impotenza. Questa impotenza che poi diventa impotenza presa, di cui ho parlato anche in altri video, è proprio questa caratteristica, no? Alla lunga, forza di lamentarsi, ci diventiamo sempre più impotenti di fronte alle situazioni. Non troviamo la soluzione ai problemi che ci attanagliano, che ci caratterizzano. E quindi usiamo questa lamentela per attirare l'attenzione degli altri, ma in realtà poi rischiamo che ci troviamo isolati dagli altri, perché dopo un po' la gente si stufa a sentire sempre qualcuno che si lamenta. D'altro canto ci sono anche invece chi si accoppia con i lamentosi, perché i lamentosi hanno bisogno di un parafulmine, no? Di qualcuno contro cui sfogare le proprie lamentele. Questo parafulmine assorbe tutte le loro energie negative, oppure può anche diventare quello che viene chiamato il bidone della spazzatura emotivo, cioè colui che raccoglie tutti i rifiuti tossici emotivi delle altre persone, li raccoglie, li incamera come un bidone della spazzatura. Allora, quindi se c'è un lamentoso, c'è anche chi raccoglie le sue lamentele e chi gli dà ragione, cioè perché molto spesso uno si lamenta perché poi si sente considerato, si sente dagli altri apprezzato e considerato, insomma magari gli altri si impietosiscono nei suoi confronti e quindi fa la vittima perché così gli altri lo considerano. La vittima intanto può trovare un carnefice, qualcuno che poi alla fine finisce per dargli contro veramente, trattarlo come vittima, e poi comunque ha bisogno di questo bidone della spazzatura. Quindi mi raccomando, cioè l'obiettivo è quello di cercare di evitare la lamentela, no? Di trattenere, di sia in sé che negli altri. Non bisogna assecondare la lamentela, né in noi stessi né negli altri. Quando vediamo che diventa continuativa e che comunque il problema non si risolve, dobbiamo cercare di prima di tutto ridurla noi stessi, ma poi anche negli altri. Cioè non bisogna assecondare chi si lamenta continuamente perché sta male, perché soffre, perché le cose non gli vanno mai bene, c'è sempre qualcuno che ce l'ha con lui, e poi diventano haters, cominciano a odiare tutti, odiare gli altri, c'è sempre, diventano perseguitati da tutti, maltrattati da tutti. No, allora un attimo, cioè considera, no? Se uno si lamenta, ah che caldo che fa oggi, ah che freddo, ah che sonno che ho, ah non ce la faccio più a questa situazione, cioè bisogna o lo prendi, prendi con ironia, uno dice ah che caldo che fa, sì sudano anche i tombini, cioè prendila con ironia, oppure ci cerca di far ragionare l'altra persona e dire guarda che poi non fa così caldo, cioè, oppure se uno ha caldo può andare a farsi un bagno, a farsi una doccia. Cercare di, molto spesso quando proponi a lamentosi delle soluzioni trovano sempre una scusa per non fare la soluzione che gli propone, perché si crogiolano nella loro lamentela. Allora invece bisogna pensare a intanto una cosa che vorrei dire è
bisognerebbe cercare di essere un po' più selettivi verso chi si lamenta, quindi non cercare di evitare chi si lamenta. È chiaro che se abbiamo un familiare, un partner, un amico caro che si lamenta sempre, cioè magari sta male veramente, perché non dico che, che chi si lamenta non stia male, però non va assecondato nelle sue lamentele. Quindi bisogna cercare di, come dire, cercare di un po' condurre la conversazione d'altra parte, cercare di evidenziare gli aspetti positivi, no? I pensieri positivi, cercare di assecondare sia noi stessi che negli altri, di incentivare i pensieri positivi, di vedere gli aspetti positivi di una situazione e poi alla lunga anche lasciar perdere, no? Però ricordatevi sempre quello che diceva Epiteto, cioè noi abbiamo due caratteristiche fondamentali della nostra mente, che sono la proariesi e la diariesi. La proariesi è la nostra capacità di discernimento, la nostra facoltà logica ragionativa, e che ci fa arrivare alla diariesi, cioè la capacità di distinguere ciò che nella nostra vita possiamo cambiare, ciò che è il nostro possesso, che noi possiamo modificare, e ciò che invece è immodificabile. Alla fine bisogna anche arrendersi di fronte alle cose che non possiamo cambiare, cercare di farci una ragione e di vedere gli aspetti positivi, perché se vediamo solo e sempre gli aspetti negativi non viviamo bene, i nostri neuroni soffrono, i nostri neuroni vengono danneggiati, no? Abbiamo detto queste malattie che si possono creare, che sono anche, possono essere anche gravi e farci stare male. Quindi c'è un nuovo tipo di filosofia, la Lagam, di questa svedese Lola Kajerström, che propone un tipo di modo di affrontare la vita con cui vorrei concludere questo video, che parte dal primo, il primo punto è il QB, come c'è nelle ricette, no? Quanto basta, cioè non esagerare. Anche nel tempo di Apollo stava scritto katametron, cioè cercate di fare tutto secondo misura, non esageriamo, cioè va bene ogni tanto lamentarsi, ma poi non possiamo vivere bene anche con poco, non c'è bisogno di pretendere chissà cosa. Chi si lamenta di solito è invidioso di quello che hanno gli altri, guarda sempre al passato, a quello che non ha fatto, quello che avrebbe potuto fare, quello che potrebbe fare nel futuro ma che non può fare, quindi non è concentrato sul qui ed ora, sul presente. Bisogna invece cercare di cogliere l'attimo, carpe diem, come diceva Lucrezio, Orazio, scusate, sì, e cogliere l'attimo, cercare di carpe diem qui fugit, cioè non pensare sempre al passato, al futuro, perché di solito chi vive male, chi si lamenta sempre, sta sempre a lamentarsi su cose passate che non è riuscito a fare, su torti passati che ha subito, su cose che non riesce a fare per il futuro. Invece cerchiamo di vivere il presente, no? E ogni situazione, ogni circostanza che ci capita deve avere un valore costruttivo, non un valore costrittivo. Non costringersi a pensarla sempre allo stesso modo, a vedere sempre le cose negative, a sentirsi sempre più ingabbiati. Cerchiamo di cogliere gli aspetti di apertura, di libertà, e questa filosofia agisce soprattutto sulla nostra cura di sé, perché tanto noi non possiamo modificare gli altri, questo lo diceva anche Epiteto, noi possiamo modificare soprattutto i nostri pensieri, e dobbiamo partire dal primo punto, che io non sono i miei pensieri, io non coincido con i miei pensieri. Se arriva un pensiero negativo, noi lo dobbiamo osservare senza valutarlo, giudicarlo, farci prendere da questo pensiero, perché osservarlo e farci capire che è un nostro pensiero di quel momento lì in cui noi non ci identifichiamo totalmente, è solo un pensiero che ci fa magari vivere una cosa o bene o male per quello che è, quindi non cerchiamo di identificarci totalmente in questo pensiero, se no il nostro carattere, la nostra subpersonalità viene totalmente invasa da questa negatività. Invece bisogna cercare di pensare anche in positivo e soprattutto basarsi sull'azione, perché questa filosofia propone la cura di sé, tutta una cura per vietare gli eccessi, quindi per esempio dormire tutto il tempo necessario, fare dell'allenamento fisico, cercarci dei momenti anche di solitudine in cui possiamo rilassarci, possiamo pensare a noi stessi, non isolarci dal mondo, però creare dei momenti dove possiamo in solitudine coltivare ciò che ci piace, porsi degli obiettivi realistici, quindi non voler fare dei super allenamenti per fare la maratona di New York domani, no, però cerchiamo di fare un piccoli allenamenti quotidiani in modo da migliorare la nostra salute, per esempio, se noi ci affrontiamo la nostra salute, anche le relazioni con gli altri, per esempio il sesso col partner, cerchiamo di parlarne col partner, di vedere se va tutto bene, cioè anche gli aspetti sessuali, come ha notato Freud, sono molto spesso la sessualità mancata o vissuta male è all'origine di nevrosi, quindi di problemi di ansia, quindi
e si cerca magari di ci si abbuffa oppure si fa lo shopping compulsivo. Ecco, invece bisogna mangiare bene, cercare di fare una dieta ecosostenibile, una dieta salutare, in modo che la nostra salute, se noi ci dedichiamo a tutte queste cose, per esempio invece di fare lo shopping compulsivo andiamo a comprare una maglietta che costa anche magari un po' di più, che viene scelta un po' più con criterio e che poi utilizziamo, perché molto spesso quando compriamo mille cose poi alla fine non le utilizziamo. E quindi anche la nostra casa la dobbiamo tenere ordinata, ben illuminata, pulita, minimal, no? Non accumuliamo troppe cose che poi alla fine non godiamo di queste cose. E l'ultimo punto, importante, è sapere dire di no anche agli altri. Quando ci capitano persone negative, lamentose, che ci propongono cose che magari abbiamo già trite e ritrite, che abbiamo già fatto e che sappiamo che vanno a finire in un certo modo, magari noi diciamo di no, non diciamo di sì. E quindi le soluzioni sono queste, non diventare il bidone della spazzatura degli altri. Per chi anche subisce queste persone lamentose, cerchiamo di non fare il loro bidone della spazzatura, ma neanche il nostro bidone della spazzatura di noi stessi, perché poi chi si lamenta, tutte queste lamentele poi ci si ritorcono contro e dividiamo e diventiamo noi il bidone della spazzatura di noi stessi. Quindi non va bene, no? Invece cercare di essere grati nei confronti della vita, di quello che ci succede, di cercare di la tecnica del pezzo di pane, cioè di vedere che cosa c'è di positivo in ogni cosa, questo è importantissimo, e arrivare a risolvere i problemi che ci attanagliano, cioè affrontiamo, invece di lamentarci, affrontiamo i problemi che ci attanagliano, ricordandoci che noi non siamo i pensieri che abbiamo. Arrivederci a tutti.